Cari amici di War Room Books, bentornati al nostro appuntamento con i libri e stavolta voglio portarvi nella macchina del tempo, al 3 ottobre del 1931, 90 anni fa, quando una nuvola bianca avvolge Piazza Venezia, Via del Corso, le vie del centro di Roma. Da questa nuvola si sprigionano lentamente e cadono, disperdendosi in mille rivoli, foglietti di carta velina, uno dei quali arriva presto sul tavolo del duce Benito Mussolini, che, dopo averlo letto, convoca d'urgenza il suo ministro della Regia Aeronautica Italo Balbo. Che inganno, che beffa! L'Italia imbattibile del duce è stata sorvolata da un monoplano, un aereo che ha scaricato sulla città oltre 400.000, pensate, volantini che denunciano l'orrore della dittatura. Dopo 9 anni vi accorgete che avete avuto non solo il più tirannico, ma anche il più corrotto, il più bancarottiero di tutti i governi, c'è scritto su questi foglietti. E questi foglietti che ovviamente arrivano in una città completamente fascistizzata, nel cuore del regime, nel momento forse di massimo fulgore del regime. E a ricordare i 90 anni di questa sfida audace, messa in atto da un giornalista e un poeta, Lauro De Bosis, che alla cloche del suo Pegaso sorvola la capitale, è un libro speciale. Si chiama Icaro, il volo su Roma, edito da Rizzoli, e la data di quella missione del 3 ottobre del 1931 coincide anche con la morte di questo audace pilota che, dopo aver sorvolato la capitale, si dirige verso il Gianicolo e poi verso il mare e, per mancanza di carburante, si inabissa nel Tirreno, senza che il corpo sia mai più trovato. Ha scritto questo straordinario libro che rievoca quei tempi e quegli uomini un giornalista, parlamentare, uno scrittore, consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la stampa e la comunicazione, che ha accettato il nostro invito di discutere qui a War Room Books. Benvenuto Giovanni Grasso. Grazie, grazie Alessandro, grazie anche per questa bella e approfondita presentazione del mio romanzo. E allora, romanzo che intreccia però fatti di vita reale e anche memoria storica documentata con narrativa, invenzione, fantasia. Chi è De Bosis, questa figura romantica e dimenticata del primo antifascismo che, con la sua penna e poi con la sua audacia, sfida il regime? Lauro De Bosis è un giovanissimo poeta. Quando compie questa impresa mortale, aveva appena 30 anni, era del 1901. Aveva una grande famiglia alle spalle, il padre era Adolfo De Bosis, era un ricco possidente marchigiano, ma vivevano a Roma. Poeta anche lui, animatore culturale, amico personale di Pascoli, di Carducci e di D'Annunzio, dirigeva questa rivista letteraria che si chiamava Il Convito. È una famiglia numerosa, abitavano a Piazza di Spagna a Roma. La mamma era americana, quindi era una famiglia anche molto cosmopolita. Lauro, che studia a Roma, al liceo Tasso, si laurea in chimica, ma la sua vera passione è la poesia. È il mondo letterario, è un intellettuale a tutto tondo. Personaggio poco conosciuto e poco ricordato anche all'interno del mondo della cultura. Traduce dal greco, traduce dall'inglese, solo per dirne una, il famoso libro di Frezze, Il ramo d'oro, uno dei capisaldi dell'antropologia culturale, se vogliamo dell'antropologia culturale letteraria, sui miti di Roma, viene tradotto per la prima volta in Italia proprio dal giovanissimo De Bosis. Nel 27 un suo poema, che significativamente si intitola Icaro, vince il secondo premio, quindi
il primo premio in realtà ad ex aequo alle Olimpiadi di Amsterdam, perché a quei tempi c'erano anche le Olimpiadi letterarie. Questo mito di Icaro rivisitato in chiave romantica non è l'Icaro capriccioso che vola verso il sole per il gusto del volo, ma è un Icaro che si fa carico della prigionia del suo popolo e sfida e muore il tiranno Minosse. Quindi incredibilmente 4 anni prima di questa impresa c'è già, come dire, una matrice, un embrione di quella che sarà la sua giovanissima, la sua brevissima esistenza. C'è una storia molto bella anche che riguarda la sua vita sentimentale, anche questa, una relazione fortissima, breve ma di un'intensità sconvolgente, perché nel 1928 viene a Roma per fare degli spettacoli in tournée la più grande attrice di teatro americano dell'epoca, Lou Draper, una donna anche questa, poi magari Alessandro approfondiamo anche lei, perché è veramente una coprotagonista di questa storia, anche lei dimenticata nonostante tutto quello che abbia fatto per l'Italia, recita i suoi famosi monologhi, si conoscono poi a un ricevimento, anche se nel libro c'è un, questa è la parte diciamo un po' romanzata, cioè diciamo un incontro un po' più brusco, un po' più movimentato, scoppia un amore incredibile, fortissimo. La questione incredibile è che lui aveva 27 anni e lei 44, cioè era una donna di 17 anni di più. Una donna vediamo, che non aveva... Vediamo come andrà a finire, perché però voglio fermarti qui, perché, sì, perché i tuoi recensori, che sono stati tanti e tutti hanno lodato quest'opera, però nessuno ha fatto il parallelo che a me è venuto in mente, leggendo questa storia di amore e di patria. Io ho pensato subito, sai a chi? Alle ultime lettere di Jacopo Ortis, perché la condizione di Ortis è quella un po' della polide culturale in cui si trova lo stesso Lauro. C'erano in quel momento i dissidenti del regime, stavano tutti fuori già, stavano tutti all'estero, ma lui non è enucleabile in nessuna delle correnti, delle componenti antifasciste dell'epoca, cioè quella neoliberale moderata che era erede degli ideali risorgimentali mazziniani, quella cattolica di, pur essendo lui cattolico, di Sturzo, che si era rifugiato a quei tempi in Gran Bretagna, e meno che mai quella marxista, socialista e comunista, ovviamente, che aveva anime diverse dalla sua formazione e dalla sua. Lui in realtà che cosa sogna? Lui sogna un'alleanza singolare fra il papato e il re in chiave antifascista. Era un'utopia forse. Ma molto bello il paragone foscoliano, suggestivo. Lui è nutrito di romanticismo, di letteratura italiana, e sicuramente sì. Solo un aspetto, cioè che mentre Ortis ha il suicidio come sbocco della sua difficoltà sia amorosa che patriottica, nel caso di Lauro il suicidio non è cercato, cioè fu un atto, sicuramente lui sapeva che non sarebbe tornato, però ecco, non è un atto suicidio, lui non voleva morire, cioè, se fosse riuscito a sopravvivere sarebbe stato contento, e probabilmente, come scrive la storia della mia morte, avrebbe dato altri colpi. Quindi non è un suicidio volontario, è un'azione rischiosissima. Lui sa benissimo che diciamo 99 su 100 non ce la farà, però la speranza di farcela c'è, tant'è che alla fine del volo dirige la prua del suo aeretto verso la Corsica, ma non riesce ad arrivare. Quindi ecco, lui aveva quest'idea che era anche secondo me molto lungimirante. Gli antifascisti all'estero, per esempio i popolari di Sturzo, furono isolati dopo il 29, dopo la conciliazione, cioè furono considerati non affidabili, perché la Chiesa, secondo la visione maggioritaria degli esuli, che erano quasi tutti di area socialista o anche comunista, insomma, la Chiesa aveva tradito, e quindi anche i cattolici non erano più affidabili dopo la conciliazione. Una cosa che colpì molto Sturzo, che lo fece soffrire personalmente, perché fu anche lui un isolato. Laura aveva un'idea che secondo me era anche intelligente e lungimirante. Lui diceva: è inutile dividerci adesso,
tra monarchici e repubblicani, tra clericali e anticlericali, cioè cerchiamo di abbattere il fascismo tutti insieme. Dopo, quando avremo recuperato la democrazia, decideremo se fare il referendum per il re, per la repubblica, eccetera, eccetera. In realtà lui era una cosa intelligente, perché anche se a quei tempi non veniva capita, cioè lui partiva da una considerazione profonda che il regime in Italia era nato e come dire, si manteneva perché alcune grandi forze della società italiana, l'esercito, la monarchia, il re, la corona e il cattolicesimo, il Vaticano, la Chiesa, non avevano altre alternative rispetto all'appoggio del fascismo, perché temevano l'avvento del comunismo. Lauro dice: dobbiamo non fare la guerra tutti e quattro insieme, cerchiamo di staccare la corona, l'esercito, la Chiesa da Mussolini e poi dopo, quando si riprenderà il gioco democratico, ognuno porterà avanti le sue idee. È un po', Alessandro, quello che in realtà succede poi nella famosa congiura contro Mussolini, cui viene detronizzato il 25 luglio dall'esercito, dalla corona, dal re e con una, diciamo, con un consenso tacito da parte della Chiesa. E però i tempi sono lungimirante. Certo, anticipa i tempi in qualche modo. Però in realtà non viene capito, perché viene accusato di essere monarchico, viene accusato di essere clericale, d'altro era ateo, e sulla monarchia era anche abbastanza laico, nel senso, appunto, non era particolarmente affezionato. Però il 1931, anno in cui accade questa vicenda, è il massimo, l'acme del regime, sono gli anni dell'IRI, anche gli anni della ricchezza, del benessere. Il regime si è consolidato ormai da 5-6 anni, quindi qual era l'atteggiamento con cui i romani hanno potuto prendere questa pioggia di dissenso, secondo quello che tu racconti in questo libro? Ma onestamente, io penso che dal punto di vista politico dell'efficacia, il gesto di Lauro sia stato un gesto di grande nobiltà, sacrificio personale. Sicuramente ha creato un attacco di fegato a Mussolini, lo smacco per un volo sulla capitale, difesa dai famosi caccia di Balbo, lo smacco enorme per i servizi segreti, in realtà normalmente molto efficienti, che cercavano Lauro, che era diventato una specie di primula rossa per tutta l'Europa. Sicuramente uno smacco a livello internazionale, perché questo saggio che Lauro scrisse prima di partire, scrisse in francese, Storia della mia morte, fu pubblicato con grande risonanza in tutta la stampa europea e mondiale, più su quella francofona che su quella inglese americana, ma comunque l'eco di questo suo gesto fu grandioso in quel momento. Ecco, però dal punto di vista di quello che aveva sperato Lauro, quello che aveva scritto Lauro, cioè l'idea che il suo sacrificio, il suo gesto avrebbe provocato in qualche modo una rivolta, una presa di coscienza da parte degli italiani, ecco, questo non è chiaramente accaduto. E in questo posso dire, questa nobiltà, in questa gratuità e forse anche in una certa inutilità di questo gesto, io ritrovo una grande attualità, perché noi siamo abituati in chiave moderna a valutare tutto sull'efficacia del rapporto tra come dire, mezzi spesi e risultati. Ecco, in questa sua invece totale astrazione dall'utilità di un gesto, io trovo un grande insegnamento per dei tempi in cui viviamo, in cui siamo realisti, ma siamo anche molto cinici. Tempi in cui il senso della vita e della morte, del sacrificio, era un altro senso rispetto a quello di erano. Forse anche il senso dell'amore. Questo amore travolgente fra questa donna, questa grandissima attrice, 43enne, lui ne aveva 26 quando si conoscono, un'attrice di teatro per la quale anche grandi autori avevano scritto delle pièce, riconosciuta, stimata da tanti, quasi inarrivabile, no? Contesa nei palcoscenici di tutto il mondo, che non solo si innamora di lui, ma poi
accetta di condividere l'amore anche nell'assenza, perché è l'unico amore della sua vita, e addirittura anche in morte si ricongiunge a questa fiamma. È una storia incredibile. È una storia incredibile. Rud Draper veniva da una grande famiglia americana, il padre era, potremmo chiamarlo oggi, il medico dei VIP di Manhattan. A casa sua passavano Harry James, passavano pittori, passava il grande pianista polacco Paderewski, che fu anche per un certo momento primo ministro polacco dopo nella complicata storia di emancipazione della Polonia. Harry James scrisse un monologo per lei, che lei però non rappresentò perché era una donna estremamente indipendente, probabilmente anche con qualche problema di relazione, perché lei voleva andare in scena da sola, faceva i suoi monologhi, che in realtà erano dialoghi immaginari, perché lei interpretava 2, 3, 4, 5 personaggi nello stesso monologo, nello stesso sketch, come si chiamavano allora. Era una specie di trasformista, bastava un velo, si trasformava in un'anziana, un cappellino. Lei aveva anche provato a recitare in compagnia, ma non voleva dipendere né dagli altri attori né dal regista, quindi mandava in scena i dialoghi che si scriveva solo lei, che si scriveva lei, interpretava lei, di cui lei faceva la regia. Viene in Italia a fare questa tournée quando lei già è un'attrice molto affermata, tanto per dire, prima di passare in Italia va in Irlanda, chiamata da Yeats in persona per recitare all'Abbey Theatre, cioè, quindi insomma inserita in questo grande mondo culturale. Viene a Roma, al Quirino, ha un grande successo nonostante reciti d'inglese, e non aveva avuto, si era totalmente dedicata al teatro, non aveva voluto relazioni sentimentali o non aveva avuto modo di avere relazioni sentimentali. Credo forse abbia avuto una cotta giovanile non ricambiata, ma insomma aveva deciso di dedicarsi totalmente al teatro. Io ne parlo come una vestale in qualche modo. Conosce questo giovane impulsivo, romantico, ardente, che gli dichiara il suo amore, immagino, ovviamente nel romanzo si immagina, perché non ho materiale, non ho documenti su questo, passionale, gli reciterà le poesie nel romanzo, l'immagine che la porta a vedere l'alba sul Palatino, con i fori davanti, cioè, nel giro di pochi giorni cede a questo amore incredibile. Nelle lettere che scrive alle sue amiche c'è questo timore che questo giovane, questo amore, questo giovane sia in realtà un fuoco di paglia, che lei sia una delle tante conquiste. Immaginiamo Lauro ricco, bello, colto, immaginiamo come sicuramente un dandy, un viver, anche lui si innamora di questa donna molto più grande, in nome dell'arte nasce questo amore travolgente, questo sodalizio artistico. Lauro la segue in America, dove lei continua a recitare, ma diventa anche un sodalizio politico, perché forse, pur non condividendo e soffrendo nel foro interno per questa decisione così ostinata, quasi ossessiva, di fare questo volo su Roma, cioè non era l'unico modo per fare antifascismo, no? Cioè Salvemini, Sturzo, tanti altri fanno antifascismo scrivendo articoli, pubblicando riviste, Nitti, tutti i grandi antifascisti. No, lui ha bisogno di fare questo gesto di rottura, diventa quasi un'ossessione. Lei non lo ostacola, probabilmente non lo condivide, lo lascia fare, ma gli sta sempre vicina fino alla morte. E l'aereo lo comprano durante uno di questi viaggi, perché nel tuo racconto c'è ovviamente la Roma bigotta e impaurita dal fascismo, ma c'è anche l'esuberante New York dei teatri, c'è anche la Parigi scintillante, no? E mi pare che a Parigi lui acquista l'aereo, o a Londra, adesso non ricordo. Lui fa due tentativi, cioè lui fa un tentativo che finisce male, perché compra in Inghilterra, aiutato da Sturzo e dagli amici di Sturzo, un aeroplano che però ha poca autonomia. Stiamo parlando del 1900, di aeroplani costruiti nel 28-29, che poi lui utilizza nel 31. Se lo fa portare da un pilota professionista nel sud della Francia, ma questo aereo non arriverebbe a Roma con il carburante, quindi ha bisogno di fare uno scalo. Quando però questo professionista pilota inglese arriva nel sud della Francia e Lauro gli spiega che avrebbe dovuto portarlo in Corsica, ma non atterrare nell'aeroporto ufficiale, ma in un campo clandestinamente,
Il pilota inglese si rifiuta, se ne torna a casa sua, denuncia ovviamente, viene interrogato dalla polizia e denuncia ovviamente quello che è successo. Lauro peraltro si era presentato, parlando perfettamente inglese con la madre americana, si era presentato come un uomo di affari, quindi insomma, mascherava continuamente la sua verità. Lauro decide lo stesso di partire, di guidare lui, di portare lui l'aereo in Corsica, dove lo sta aspettando un complice con le taniche di benzina per rifornire questo aereo, ma nel momento di atterrare l'aereo si rompe, si spezza un'ala, i volantini volano e lui, la polizia francese gli dà la caccia, lui riesce rocambolescamente, salendo su un'auto, insomma, a riparare e a riprendere un traghetto per la Francia, dove fa perdere le sue tracce. Naturalmente ha perso tutti i soldi, è stato scoperto, i volantini hanno la firma della sua associazione segreta, l'Alleanza Nazionale, cioè una serie di problemi, e quindi la Francia e l'Inghilterra per lui ormai sono bruciate. E quindi, grazie anche all'aiuto di alcuni antifascisti svizzeri come Carlo Apprato, ma sempre grazie ai popolari di Luigi Sturzo, in particolare Francesco Luigi Ferrari, che è un esule molto importante, anche lui dimenticato, che si trova in Belgio, cioè va in Germania a comprare un altro aereo, un Messerschmitt, non un Klemm, come si è detto per anni nelle biografie di Lauro, ma è un Messerschmitt, insomma, dico, è un romanzo, ma ho visto molte carte. C'è molta storia dentro. Molta storia vera, cioè la parte del volo è rigorosamente romanzata, ma è rigorosamente basata sui documenti che ho trovato, ho scoperto, eccetera, le testimonianze dei piloti, della polizia inglese, insomma, ho raccolto in 20 anni tutti questi documenti. Infatti è affascinante. Che ha una grande autonomia, se lo fa portare a Marsiglia, non più a Nizza, perché Nizza era dove era partito l'altra volta, c'era la polizia nell'aeroporto, parte da Marsiglia e ha un'autonomia sufficiente per arrivare su Roma e volare sopra. Probabilmente non ha un'autonomia per tornare indietro. Si è molto discusso se sia morto, l'aereo si è precipitato perché è finita la benzina o meno. Ho parlato ovviamente con dei piloti dell'aeronautica, il generale Corsini in particolare, il mio collega consigliere del presidente per gli affari militari, che è insomma, un pilota di generale di squadra aerea, quindi con grandissima esperienza. Mi ha comunque detto che benzina o non benzina, di notte con il volo a vista non si atterra. Quindi comunque non ce l'avrebbe fatta, anche se avesse avuto sufficiente benzina per arrivare in Corsica, perché non aveva una pista illuminata. Cioè quando certo. Si vola a vista senza strumentazione, devi vedere la linea dell'orizzonte, se no non riesci ad atterrare. Senti Giovanni, nella sua peregrinazione alla ricerca di questa impresa, ci sono anche i dialoghi con gli esuli antifascisti, no? C'è un riferimento a uno, mi pare, con Salvemini. Qual è la condizione in quegli anni degli esuli? Io ho conosciuto Lauro De Bosis, di cui ammetto di ignoravo questa figura, una 20 anni fa, quando mi fu affidato dal professor De Rosa dell'Istituto Sturzo di curare il carteggio tra Don Luigi Sturzo e Salvemini. E quindi nelle loro lettere successive al volo si parla molto di questo giovane che era stato in qualche modo un loro discepolo. E come dire, accanto alla storia, la vicenda di Lauro del volo e della moce, c'è anche questo sfondo che a me è piaciuto molto ricostruire della vita dei primi antifascisti, quelli scappati in esilio tra il 22, 23, 24, 25 e successivamente. In America c'è Salvemini. Salvemini insegna all'Università di Harvard, anche lui è, anche per un carattere brusco, è un isolato all'interno, è molto stimato ma è una persona isolata, non è capace di creare alleanze, ed è la prima persona che Lauro incontra, con cui parla. Salvemini lo manda da Sturzo, anche lui era a Londra, ma il centro dell'antifascismo, dove c'erano i grandi nomi, dall'ex presidente del Consiglio Nitti ai socialisti, Pertini, che in quell'epoca però già è stato già tornato in Italia, è stato arrestato per un tradimento, ci sta Turati, c'è tutto il mondo socialista, ci sono
appena scappato dal confino, c'è Carlo Rosselli e tutto il mondo di giustizia e libertà. Lui cerca di inserirsi in questo mondo, ma non riesce proprio perché questo mondo di matrice laico-socialista ha questa pregiudiziale sia contro la corona che contro il Vaticano. Dunque, a parte personalità come Nitti o come Carlo Rosselli, che avevano delle grandi disponibilità in Italia e riescono anche a portarle con loro, gli altri esuli fanno complessivamente una vita molto grama. Pertini fa l'operaio, fa il manovale. C'è il caso di Giuseppe Donati, a me molto caro, direttore del Popolo cattolico, che denuncia le complicità del regime nell'omicidio di Matteotti, è costretto a scappare, è malato di tubercolosi, fa il cameriere, lo sguattero nel ristorante e muore letteralmente di freddo in una soffitta senza riscaldamento di Parigi, senza aver mai più rivisto la moglie, che era incinta quando lui è costretto a scappare dall'Italia e quindi non riesce neanche a conoscere questa seconda figlia. È anche un mondo estremamente infiltrato di spie, di informatori, di doppio giochisti. Salvemini, scherzando fino a un certo punto, dice ci sono tre italiani a Parigi, uno è una persona per bene, uno è per bene ma un po' fesso, sto citando a memoria, un altro è una spia. Quello fesso, per far vedere che sa le cose, racconta le cose del primo alla spia e i due, quello fesso e quello per bene, finiscono in galera per colpa di quello fesso. Questo era il mondo, era pieno di spie, di informatori, peraltro molto abili. È un po' il dilemma del prigioniero ante litteram, questo. Quindi sono dei provocatori, spingono a fare delle azioni violente per poi farli arrestare. Cioè è un mondo molto effervescente, molto magmatico, anche molto, molto, molto complicato. Io ho voluto in qualche modo ricostruire questo mondo dimenticato, partendo anche da dei fatti curiosi, cioè i ristoranti che frequentavano. I socialisti, per esempio, avevano dato vita a una specie di mensa, ristorante mensa italiano, in cui nessuno pagava, era un ristorante socialista, nessuno pagava se non pagava secondo le proprie possibilità, però tutti dovevano lavorare, quindi c'erano Saragat o Modigliani, la moglie di Modigliani in cucina, Modigliani sa che dovevano spazzare per terra o grattugiare il formaggio. L'unico esentato per la sua veneranda età era appunto Turati, che andava spesso a mangiare lì insieme agli operai. Era un ristorante italiano, si chiamava La Popotta, era una presa in giro, voleva dire la mangiatoia in francese, era un nome appunto scherzoso, ma era un vero ristorante, una trattoria italiana di stile socialista. Quindi ho cercato un po' di rimettere in piedi questo mondo molto frammentato, molto diviso, pieno di individualismo. Parlare di socialisti, no? Che erano divisi in 4, 5, 6 fazioni. Proprio, quindi, gente di ideali, coerente, che paga di persona, ma che è incapace di passare all'azione, di avere un qualcosa di unificante. Gli unici che in qualche modo si prodigano per fare dei gesti anche sul territorio italiano sono quelli di Giustizia e Libertà. Infatti c'è il volo di Bassanesi, un aderente di Giustizia e Libertà, poco prima di Lauro De Bosis vola su Milano, ma vola dalla Svizzera, è una passeggiata, volare su Roma aveva anche un effetto simbolico. Quando mi dicono che Lauro si è ispirato a D'Annunzio, probabilmente è anche vero, ma il suo vero riferimento è Giovanni Bassanesi, che qualche mese prima del volo su Roma riesce a volare su Milano, mandando anche lui dei volantini antifascisti. Senti Giovanni, non ti trascinerò su un terreno più politico per il ruolo che svolgi. Grazie. Ma lasciami dire, leggendo questo libro, che la lezione che se ne trae è che il fascismo e l'antifascismo furono una cosa molto seria tutte e due, ovviamente con segni diversi, e che la loro memoria va maneggiata con molta prudenza, con molto rigore, con molta contestualizzazione. Ti riconosci? Questo posso chiedertelo. Io sono di formazione storica all'università, ho studiato storia, ho avuto anche dei grandi maestri, De Rosa, Fonzi e tanti altri. Noi abbiamo sempre detto che la storia non si ripete.
ogni periodo ha, è un nucleato in se stesso. Capisco cosa mi vorresti chiedere, cioè se c'è un pericolo fascista. Io, ecco, il fascismo come l'abbiamo conosciuto non ci sarà più, non c'è più l'idea che un giorno arriva qualcuno che ci fa sfilare con l'orbace, ci fa fare gli esercizi fisici, saltare sul cerchio di fuoco, le prove di ardimento. Però io penso, e qui potremmo aprire una discussione con te Alessandro, che il fascismo sia anche una tentazione, più che un'ideologia, sia una tentazione all'interno dell'uomo, cioè la tentazione della prepotenza, della sopraffazione, cioè di distinguere un noi e gli altri sulla base della legge del più forte. Ecco, questa è una tentazione, possiamo chiamarla fascismo, ma possiamo chiamarla in un altro modo, possiamo chiamarla anche bullismo, prepotenza, volontà di dominio, possiamo chiamarla in tanti modi. Ecco, questa tentazione l'uomo c'è, anche a livello banale. Quante volte noi, fascismo è semplificare le cose, dare soluzioni semplici, immediate e anche spesso violente, rudi, a problemi complessi. Quante volte abbiamo pensato magari di risolvere la controversia col vicino di casa con cui abbiamo una causa perché ci ha rubato un pezzo di balcone da 20 anni entrando lì e spaccandogli la testa, cioè poi non l'abbiamo fatto, però ecco, questa tentazione di risolvere con la violenza, con la forza, con la prepotenza i problemi complessi è una tentazione che è nata nell'uomo, penso probabilmente fin da quando l'uomo è stato creato, oppure come pensano alcuni, si è stato generato da movimenti chimici o fisici, eccetera, ed è un pericolo che abbiamo sempre da tenere presente. Ecco, questa è la mia. È una tentazione novecentesca che ritorna. Ma credo anche prima. Sì, anche prima, ma che nel Novecento diciamo, assume una declinazione politica. E la vita che deborda dalle forme della storia e anche dalle forme della Costituzione, esatto, è l'eccezione che si impone e esatto, che questo libro racconta, no? dentro anche gli umori, dentro la psiche dei personaggi, anche dello stesso protagonista evidentemente, che cerca un gesto che è insieme un azzardo, oggi se vogliamo impensabile, ecco. E Giovanni Grasso ci restituisce queste pagine straordinarie di memoria storica, ma voglio dire anche ci dà il piacere della buona scrittura. Grazie. E della buona letteratura, perché questo è un romanzo che si legge come anche una grandissima storia d'amore, quindi compratelo, leggetelo, perché ci aiuta anche a tenere viva quella memoria e soprattutto a contestualizzarla, come dice, ha detto oggi qui Giovanni, e a farci capire che con la memoria non si gioca mai. Grazie Giovanni Grasso di questa partecipazione alla nostra rubrica. Cari amici di War Room Books, noi ci rivediamo invece venerdì alla stessa ora per un'altra proposta. Buona giornata a tutti. Grazie.